il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Se il tempo è fondamentale per superare le proprie insicurezze, lo è anche in una gara di velocità. Adesso dobbiamo fare una staffetta, la sezione A contro la sezione B. Certo, sarebbe tutto più semplice se si capissero le regole. Supero la linea, consegno il testimone. E da chi lo devo prendere il testimone? Da chi lo porta? Da chi lo sta portando? Sì, c'è anche. Lo prendo e poi lo porto a un altro, giusto? Aspetta, ma oh! Io spiego. Signor Camorani, mi dia una mano. Cioè, non lo capisco cosa devo fare, me lo devi spiegare bene. Tu devi correre più velocemente possibile verso gli altri compagni nostri che sta là e passarli nello stesso modo. E poi devo correre molto veloce quando tu. No, te devo fare un altro. Parti tu prima di lei, così capisce. Parti tu prima di lei che capisce. Ci siamo? 3, 2, 1. Ultimo gang! La sezione B ha vinto! Adesso la rivincita la faremo. Urra! 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 La sezione B ha ritrovato entusiasmo e armonia. A volte basta poco per sentirsi parte di un gruppo. Ci ricompagniamo. Io vorrei che loro mi conoscessero per quella che sono, anche perché non sono le persone che magari, come dicono, lo sembro, perché c'è tipo, mi appena aprono la bocca e dicono che mi sono superiore, quando in realtà è tutt'altro il contrario. Non mi sono mai sentita superiore a nessuno. Ma in realtà magari non lo fai apposta. Ma non lo fai apposta, io non ce lo fai come quella strofa. Capito, io da quando sei neanche mai io, ma quella fatto. Cioè, hai un carattere scontroso, però sei molto felice, capito? Tu riesci a essere solare, io non ce la faccio, per esempio, quindi vorrei avere più. Tu sei molto solare. Dovresti provare a combattere con il tuo carattere. Secondo me questa esperienza qui serve a tutte. Serve per ambientarti, per imparare ad abituarti nelle situazioni difficili che magari capiteranno nella vita.